una serata tranquilla nella mia casa in campagna. Le mie amiche Liliana, Anna e Rossana erano venute a trovarmi per una cena conviviale. Le luci soffuse e il suono del vento tra le foglie creavano un'atmosfera intima e riflessiva. Liliana, attrice di teatro, iniziò la conversazione con un pensiero che le frullava in testa da tempo. Sapete, ho sempre pensato che il destino giochi un ruolo fondamentale nelle nostre vite. Ogni incontro, ogni evento sembra avere un significato preciso. Anna, poetessa dalle idee chiare, non era dello stesso avviso. Non sono d'accordo, Liliana. Credo che siamo noi a creare il nostro destino con le nostre scelte. Non c'è niente di predeterminato. Rossana, anch'essa poetessa e scrittrice, intervenne cercando di mediare. Forse il destino è una combinazione di entrambi. Eventi predestinati e scelte personali che ne modificano il corso. Liliana sorrise, ricordando un momento significativo. Anni fa stavo attraversando un periodo difficile. Un giorno, mentre camminavo senza una meta precisa, mi ritrovai davanti ad un teatro. Così decisi di entrare e lì incontrai un regista che cambiò la mia carriera. Non posso credere che sia stato solo un caso. Anna non poté trattenersi dalla replicare. Ma non pensi che sia stata una tua scelta entrare in quel teatro? Hai visto un'opportunità e l'hai colta. Rossana, contemplativa, aggiunse. E se fosse stato il destino a guidare i tuoi passi verso quel teatro, Liliana, forse c'è un intreccio tra il nostro libero arbitrio e un destino prestabilito. Anna annuì. Ho scritto una poesia recentemente su questo tema. Parla di un viandante che si trova a un bivio e deve scegliere tra due strade, senza sapere quale delle due lo porterà alla felicità. La sua scelta alla fine è quella che crea il suo destino. Liliana guardò Anna con ammirazione. Mi piacerebbe sentirla questa poesia. I tuoi versi hanno sempre un modo unico di toccare l'anima. Rossana rifletté un momento prima di parlare. Anch'io ho avuto un'esperienza che mi ha fatto credere nel destino. Stavo lavorando a un romanzo e avevo bisogno di ispirazione. Una sera mi capitò tra le mani un vecchio libro di poesie. Aprendolo, trovai una dedica di mia madre che non vedevo da anni. Quella scoperta mi portò a riavvicinarmi a lei. Sembrava che il destino mi avesse guidato a quel libro proprio nel momento giusto. Liliana annuì. Queste storie ci ricordano quanto il destino possa essere affascinante e misterioso. Anna concluse con un sorriso. Forse
Forse il destino è davvero un gioco complesso, un intreccio di casualità e scelte che ci portano dove dobbiamo essere. La serata continuò con risate e racconti e la lettura della poesia di Anna. Il tema del destino, con tutte le sue sfaccettature, rimase a lungo nei loro pensieri, creando un legame ancora più profondo tra loro. That's why.